Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo giorno d'estate e io sono nella mia nuova casa, cioè nuova, siamo qui da 3 anni. Oggi approfitterò del fatto che mio padre sta dormendo per scappare di casa. Esatto ragazzi, mio padre sta dormendo in camera, quindi adesso io scapperò di casa. Guardate, allora, apro la porta lentamente. Ovviamente una volta scappato tornerò, Ok, continuiamo. Perché sono riuscito a uscire di casa. Torniamo su prima che mio padre si accorga. Ok, siamo un po' fuori. E che avete gli occhi là? Ragazzi, avevo già provato a farlo, io abito là sopra. Madonna, avevo già provato a scappare, non ci sono riuscito. Adesso sono riuscito benissimo, ragazzi. Sono contentissimo. Comincio a batti. Non ci credo che sono riuscito a scappare. Io sempre dovrei farvi vedere il cortile. Mio padre dorme. Ecco il mio cortile. Ci sono alcune piante. Quindi la cosa per i miei cani. Ragazzi, abbiamo costruito una cosa per i nostri cani. Quella finestra lì ultima è la mia camera. Devo correre sopra. Corro lì sopra adesso, raga. Il mio lavandino. C'è il lavandino, no. Non è mio. Torniamo su. Tu che scappa di casa. Cioè raga, mi si è compiuto. Cioè il mio padre che usa i miei cani. Cioè raga, mi si è compiuta. Facciamo un ultimo giro. Adesso accetto la sfida. Mi scendo in strada. Però molto molto velocemente e con molta molta attenzione. Ok, perché forse sarà una mossa non ben astuta. Non posso più scappare di strada. No. Oh madonna raga, mi sono preso un colpo. È rimasto chiuso, meno male che qui non è mai chiuso. Madonna raga, che infarto. Raga, ho avuto una paura tremenda quando sono rimasto fuori. Meno male che è tutto a posto.